Sono Melissa di Onda Vitale, spero che stiate tutti bene. Ci rivediamo dopo un po' di tempo di silenzio. Io e Carlo in questo periodo che è stato sicuramente duro e difficile per tutti, abbiamo preferito fare un attimo di silenzio, raccogliere informazioni e poi ecco anche fermarsi un attimo e stare un po' introspettivi non guastava. Vedevamo comunque che sulla rete, su internet, su Facebook, sui social circolava di tutto, quindi diciamo dalla ginnastica online, yoga, piuttosto che psicologi, counselor, insomma, diciamo che molta gente giustamente si è prodigata, chi aveva le credenziali, per aiutare le persone che in un momento così difficile stanno affrontando delle difficoltà. Difficoltà che purtroppo non finiranno qui, senza voglio sempre essere positiva. Noi di Onda Vitale siamo sempre positivi, però essere positivi va bene, ma avere anche un approccio alla realtà reale, realistico è necessario proprio per raccogliere la forza e di andare avanti e di affrontare nel miglior modo, ben attrezzati, questo il periodo che abbiamo passato, ma anche il periodo che ci aspetterà. Una cosa a cui io e Carlo teniamo particolarmente e che abbiamo riscontrato molto 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 forte in questo periodo, non staremo a parlare del nostro pensiero personale, di cosa crediamo riguardo a questa situazione, non nascondiamo nulla, ma non è questa la sede, quindi si potrà approfondire in seguito. Ci auguriamo di poterci rivedere di persona quanto prima. Si è riscontrato un grosso errore, un grosso fallimento più che errore della medicina allopatica. Sapete, sanno tutti che qui Bergamo e Brescia, la Lombardia in generale, è stata la più colpita da questo virus Covid-19. I decessi sono stati molti, molti di più di tutto il resto d'Italia. Sicuramente le condizioni ambientali, quindi l'inquinamento, lo stress, i vaccini antinfluenzali e tante altre cose hanno contribuito al peggioramento e alle diagnosi fatali. Ma una cosa importantissima è da dire. Purtroppo, anche alcuni medici sono d'accordo, fortunatamente, nell'ultimo periodo. Il nostro corpo e in generale il corpo delle persone che vanno su di età, diciamo che non sono più giovanissime, arriva a un'età avanzata in uno stato di forte infiammazione. Questo cosa significa? Che applicando sempre la medicina soppressiva, voi sapete che la medicina allopatica è una medicina prettamente sintomatica, quindi la persona si reca dal medico, gli viene dato il rimedio, diciamo così, il rimedio ovviamente sotto forma di farmaco e il disturbo viene soppresso. La volta succede con una pastiglia che generalmente la persona si porterà avanti per il resto dei suoi giorni. Succede poi che ha un altro disturbo, che naturalmente è collegato, ma che la medicina allopatica non collega e a cui non interessa approfondire, un altro disturbo che non è altro che un'espansione del disturbo precedente, che non è sparito semplicemente perché soppresso dal farmaco precedente, ma è vicariato, cioè è andato a depositarsi e a insediarsi in un'altra sede. Anche qui il medico prescrive un altro farmaco. Quindi è inutile che poi vi dica farmaci antipertensivi, farmaci per il colesterolo, poi succede quello per la gotta, poi c'è quello per la cardioaspirina, poi insomma ci sono diversi anziani che arrivano all'età di 65, anche se non li definisco anziani normalmente, però già a 65, 70, 75, 80 che si prendono 8, 10, anche di più pastiglie al giorno. Naturalmente questo non vuol dire stare bene, assolutamente. Vuol dire tamponare con dei farmaci che hanno tra l'altro degli effetti collaterali non indifferenti una situazione già disarmonica. Tra l'altro io sfido qualunque medico perché non potrà nessuno dirvi che conoscono le interazioni tra i farmaci. Quindi alcuni farmaci tra di loro creano dei danni incredibili.
E portano la persona a uno stato di infiammazione totale, a uno stato di immunodepressione totale, che appena arriva un qualche, in questo caso è stato un virus, sembra che sia un virus, in altre situazioni arriva quell'evento un pochino fuori dalla norma, che porta il corpo a uno stato di totale debilitazione e quindi a essere intaccato pesantemente da quello che arriva dall'esterno. La medicina allopatica, purtroppo, e questo bisogna dire proprio purtroppo, ha sposato quella che è la teoria di Pasteur, cioè la teoria secondo la quale il batterio e il virus sono tutto e bisogna combatterli in tutti i modi. Fa nulla se poi Pasteur, nella fase finale della sua vita, avesse rinnegato tutto quanto aveva detto in vita, dando ragione a Bechamp e dicendo cioè che il batterio e il virus non sono nulla, il terreno è tutto. Quindi noi per stare bene dobbiamo agire sul nostro terreno, mantenendoci, facendo una vita sana, quindi solite cose che dicono i naturopati, ma adesso fortunatamente cominciano a dirle anche alcuni pochi medici. Quindi un'alimentazione sana, attività sportiva, relazioni appaganti, prendere il sole, assumere qualche integratore, ma neanche tanti, integrazione giusto di vitamina C perché il nostro corpo non la produce, di vitamina D d'inverno perché sappiamo che stiamo tante ore, soprattutto al nord, in ambienti chiusi. Tutto un'alimentazione, appunto, come dicevo prima, che sia ricca di frutta e verdura, per quanto possano non essere al top, visto che viviamo in un ambiente abbastanza anzi, inquinato, con un'aria, un'acqua che non sono più certamente quelli di 100 anni fa, però cercare di ridurre i danni. Se invece le persone, soprattutto adesso non me ne vogliano, però le persone delle generazioni precedenti avevano una mentalità diversa, sono formate anche in altro modo e sono anche più giustificate perché loro, abituate ad avere il problema, vanno dal medico, il medico gli dà il farmaco e loro pensano che così possono andare avanti a mangiare come vogliono, a fare la vita di prima, tanto poi arriva il farmaco che sistema tutto. Questa è una mentalità molto diffusa e inizialmente sembra anche una situazione, una soluzione facile, perché uno non si deve impegnare a cambiare nulla, a modificare quelli che sono i suoi errori. In realtà poi c'è il rovescio della medaglia, quindi poi tutto questo si rivolta contro, perché il corpo arriva a un livello in cui è talmente intossicato che non riesce più a reagire agli attacchi esterni. Ecco, una cosa che noi volevamo ulteriormente sottolineare, se non l'avessimo sottolineato nelle nostre precedenti conferenze come onda vitale, e che in più è venuta fuori in maniera proprio palese in questo periodo, e io sfido chiunque a dire che non è così, è proprio che dobbiamo essere responsabili della nostra salute, dobbiamo essere coattori, co-produttori del nostro benessere, quindi condurre una vita e un'alimentazione, una vita che sia il più possibile sana, per evitare poi di arrivare a un livello, a una certa età, in una condizione in cui il corpo al minimo attacco ha un crollo. Morire sani sarebbe il dovere, e non solo il diritto, ma anche il dovere di ciascuno di noi, per non andare a pesare sulla sanità nazionale, che abbiamo visto già essere conciata molto male, e anche per una questione etica, non andare a pesare sui nostri figli, ed è anche un dovere, un diritto per noi, per riuscire a vivere una vita che sia il più possibile qualitativamente elevata fino al massimo possibile della nostra età. Non è detto, non è scritto da nessuna parte che una persona 65 anni anziana, e mi volevo collegare a quanto detto prima, una persona 65 anni potrebbe essere di mezza età attualmente e stare bene, non assumere nessun farmaco, mangiare in un certo modo, muoversi, fare attività, essere felice, avere delle relazioni sane e non ha bisogno di prendere farmaci che cominciano a creare effetti collaterali, intossicare prima il fegato, poi tutto il corpo, o di prendere, non so, altri antiacidi, tutti i farmaci che al momento tamponano il problema e che possono essere giustificati in questo caso se uno ha un antidolorifico oppure un problema momentaneo, ma poi bisogna sempre andare alla causa, altrimenti si continuerà a si accende la spina della macchina, dell'olio, noi togliamo corrente di modo che la spia rossa non si accenda più, ma intanto si resta a piedi. E quindi è questa la differenza fondamentale su cui Onda Vitale da anni insiste e che è ancora più che mai adesso attuale. Non è che i virus, noi viviamo in un mondo di virus, di batteri,
germi e siamo fatti di quello. E quindi non dovremmo più vivere altrimenti, dovremmo vivere in un mondo asettico e come ci stanno propinando adesso di disinfettare tutto, di sanificare, ma questa non è la vita. La vita è uno scambio quotidiano di virus, batteri e funghi. È il nostro terreno forte che fa in modo che il batterio non si trasformi in patogeno. Quindi mettiamocelo bene in testa, che è il punto di vista di base che è sbagliato, da cui parte la medicina allopatica e di cui purtroppo il 90% delle persone, seguendo quelle che sono le notizie del mainstream della televisione, crede che bisogna disinfettare, bisogna mettere i guanti, bisogna mettere la mascherina. Si parte da un punto di vista completamente sbagliato. Ricordatevi che è il terreno che conta e il virus e il batterio non sono nulla. Grazie dell'attenzione e buona serata. Arrivederci a presto. Ciao.